prego, così con Areta, mi entrate su Areta. Hai capito? Areta. Areta, io ho detto, cammina Areta. Invece, eccoci qua. Eccoti qui, lo vediamo e pensiamo subito alla premiata ditta. Mamma mia, guarda, questi, io adesso gli voglio tanto bene, sono parenti. No. Sì, però insomma c'è anche altro, cioè nel senso che, ma io credo anche per loro, cioè basta Roberto, non ne possiamo che più. Che c'è di male? Ma dire. No, sto scherzando, sto giocando. Io parlo, cioè, parlo di persone che conosco di più, cioè sono quelle che conosco da più tempo, ormai sono rimasti allora, loro. Cioè, siete proprio, al teatro, quando è? Debutto quando è? Dal, no, e adesso state ancora, state dal 9 al 20 novembre. Abbiamo quindi debuttato siete il 9. Già, avete già debuttato. Sì, sì, sì. Fino al 20 novembre a Roma. Fino al 20 novembre a Roma. E la domandona che vuoi, rivolgo. Se vuoi smettiamo prima. Com'è? No. Se vuoi smettiamo prima, no? Sì, no, beh, allora, dopo che è venuto Pino, noi. No, perché no? Perché scusa. Allora, lei è una psicanalista, tu sei un padre di famiglia, però la domandona che vorrei rivolgere a tutti voi e che sulla quale insomma interrogo anche voi a casa è la seguente. La vuole fare lei che è la psicanalista? Ma è direi lei che vai, è la titolare del test. Allora, voi cosa preferireste? 100.000 euro subito o 1.000.000 fra 10 anni? Vabbè, che domanda è. Facilissimo, dai. Ma ti pare tanto facile. Proviamo. Ma guarda che in realtà. Ma 1.000.000 fra 10 anni, no. Ecco, mi diverto. 100.000 euro subito. Ma dipende, vedi, perché dipende. Ma è meglio l'uovo oggi e la carina domani. Che non ho mai capito cos'è meglio, però va bene. E beh, quello, guarda, tanto quello sull'uovo oggi e la gallina domani dipende dalla salute della gallina. Perché che ne sai se la gallina domani ci arriva? Io però devo interpellare il mio santino perché. No! Fare, ti sei messo cannoletta? Cannoletta. Lui mi sta consigliando 100 oggi perché tra 10 anni non sappiamo dove saremo, quindi di conseguenza meglio 100 adesso. Però magari li investi e più che 1.000.000 te ne vengono fuori 10. Cioè dipende. Ma potrebbe essere. Però, vedi, in genere i giovani, ecco, i giovani grazie. Dico, fanno questa considerazione. Adesso magari ci arrabattiamo in qualche, cioè ci aggiustiamo in qualche modo, andiamo un po' avanti, ma fra 10 anni, perché hanno la certezza nella loro idea che di progettualità di arrivare fra se 10 anni. Se vuoi ti presto il mio santino, può aiutare anche te. Guarda, a me servirebbe un santone proprio per avere. Ecco, no, però se mi presti il santino, lui visto è mai. È un illuminare, aiuta tanto. E invece Romina cosa vorrebbe? Io come Jessica, brava. 1.000.000 tra 10 anni. Mi diverto adesso. E invece chi appunto chi invece pospone il guadagno fra 10 anni? Secondo il test psicologico ha una buona dose di progettualità e quindi ha visione più lontana e quindi cos'è meglio? Cos'è meglio? Dipende, ma dipende dal momento, dipende da quello di cui hai bisogno, secondo e me. Voi, secondo tu, me, tu Roberto? Io nel mio personaggio, in scena, i 100.000 li avrebbe voluti ieri, non oggi, proprio subito, cioè immediatamente. Mentre invece là scatta proprio tutta la battaglia fra le coppie perché tu lei è la nuova coppia. Fidanzata di un amico di questa di un coppia, amico giusto? Ricco, okay. Che ha molta disponibilità, che già subito anche perché una delle cose più importanti del test è in questo momento cosa ti serve, quindi dice se ne hai bisogno subito prenditi 100.000, altrimenti aspetti 10 anni e ti prendi 1.000.000. Però è un test vero. Quello che non si sa è che questo è un test che esiste veramente, nasce dagli Stati Uniti, si chiama il test del marshmallow, cioè lasciano un bambino piccolo da solo in una stanza con una caramella davanti, grande così, per 15 minuti. E gli dicono se sei bravo e resisti, fra 15 minuti te ne diamo un'altra. Se te la mangi, niente. E si vedono le immagini capisci di questi bambini poverini che sbattono per non mangiarsi sta caramella, aspettano, ma è crudele, è una follia. Eppure dicono che sia una cosa di previsione della corteccia del lobo frontale, per cui tu saprai rimandare una gratificazione e diventerai una persona di successo. Sai, conoscendomi, io mentre quello mi spiegava, allora se intanto non mangio che sia, cosa aspettavo, quanto mentre me lo spiegava, io già stavo masticando il marshmallow messo davanti. Però, ecco, capisci, poi perché dopo uno non diventa ricco. Ecco qua. No, stavo riflettendo perché io devo dire che di primo acchitto avrei detto subito 100.000 ore, ciao, perché la vita sei una. Sì, la vita è una. A differenza di un marshmallow, tu il marshmallow te lo mangi, ma non lo puoi investire. Ma io non mi fido. Se ti danno 100.000 euro. No, ma io non penso agli investimenti. Io non mi fido. Io non penso che fra 10 anni mi danno 1.000.000 di euro. Non ti fidi? Perché
ha detto fra 10 anni ci sono 100.000 con i suoi investimenti. Ma magari fai un investimento fatto bene e ti dà... Ma magari... Allora, facciamo una cosa. Tu prendi 100.000, esatto, li dai a me, io te li investo e ci vediamo fra 10 anni. Ciao, bravo! No. Prendiamo la ditta, così facciamo soffrire ciufoli. Ma no, dai. Anzi, ma come? Pezzetto, dai. Ma anzi, quello, guarda, io me li... Buonasera da Piero e... Angela. Eccoci. Eccoci qui. Eccoci qui in diretta dallo studio di Saranno Famosi, dove prenderà il via questa sera una nuova rubrica di attualità che abbraccerà fatti e personaggi del nostro tempo. Speriamo che a me capiti Sabrina Salerno. Scherzo, scherzo. Ma quale attualità più attuale di quella in cui attualmente stiamo? E saranno famosi, per esempio. Ma chi saranno i saranno famosi? Raffaella Carrà. È già famosa. Sabrina Salerno. È già formosa. Scialpi. È già fumoso, visto. Sergio. È già Pino. Cosa? Già Pino. Iapino. Già Pino. Iapino. No, Sergio, già Pino, è scritto con la J. È una già I Pino. Lunga. Capito. Che cretino. Che meraviglia. Che poi voi avete iniziato con Buoncompagni, giusto? Sì, noi abbiamo iniziato ancora prima, tu pensa, perché questo mi sembrava proprio, poi ho visto che era una premiata ditta. Questa era una cosa che facevamo anche con una compagnia più numerosa che si chiamava Allegra Brigata. Abbiamo iniziato a farlo, vedevo prima che parlavi con Tiziana Rivale, con sì. Gino Bramieri. Noi abbiamo iniziato con Gino Bramieri nel GB Show, in due edizioni del GB Show, dove con questa compagnia più numerosa, dove eravamo tutti e quattro, facevamo questo super quark con il telo anche della sigla che si muoveva, il telo era un telo elastico con le teste sotto che si muoveva. E poi abbiamo iniziato sì in televisione e in Rai con Gianni Boncompagni, grandissimo, con cui siamo, da là siamo partiti e non ci siamo fortunatamente più fermati. Senti, e il teatro poi come è arrivata? Come è stato un percorso parallelo comunque, no? Sì, sì, no, il teatro è stato proprio l'inizio. Il nostro primo spettacolo, fatto addirittura ancora con quella compagnia di cui ti parlavo, che si chiamava appunto Allegra Brigata, è stato fatto nel 1981. Eravamo in 11 in scena, era più numerosa la compagnia. E se ti posso dire un altro nome di quei nomi eccellenti in scena con noi, che mettevamo in scena una parodia del Giulio Cesare di Shakespeare, non si intitolava Giulio Cesare, è così, Giulio Cesare, ma non lo dite a Shakespeare, dove c'era una storia, tra l'altro, una storia omosessuale fra Giulio Cesare e Bruto. Ora, io facevo Bruto in quel ma caso, ma il Giulio Cesare... Ma no, noi eravamo dato un'altra interpretazione. Eravamo già che molto più avanti. Che poi di Cesare si diceva... Ecco, capito? Ecco, eravamo già molto più avanti. Sì. Eravamo già gender free ai tempi. Il Giulio Cesare della questione era Massimo Popolizio. Non ci credo. Hai capito? Grandissimo attore del teatro, tra virgolette, serio. Poi il teatro sì, è tutto ma Massimo, serio. Massimo è molto divertente. Massimo ha dei tempi comici straordinari. Ed eravamo, Giulio Cesare era lui, Bruto ero io, facevamo insieme appunto, poi dopo lui ha iniziato l'accademia, scusami, ha iniziato questa carriera ronconiana. Fammi di Bruto, scusami, quello di Marlon Brando anche, Marlon Brando... No, quello è là, no, scusa, là era Cassio che faceva il monologo di... No, scusami, non siamo qui per seppellire Cesare. Amici romani con cittadini. Cittadini, sì, Era Marco Antonio, scusa, era no, Cassio. Sì, esatto, scusa, esatto, sì, è vero. Marco Antonio che faceva questo, no, perché pensavo Bruno Cassio perché lo faceva in quel caso, il personaggio era Pino Insegno, che faceva due personaggi, perché anche io ne facevo due, ottimizzavamo, capito? Io quindi facevo Bruto e Casca, che invece era un altro dei congiurati, ubriaco. Quindi per far tutto... contenta Jessica ti faccio vedere un'altra prima da ditta con Beautiful, Bella, perché un po' di te che vanno rimesse in pianto. Ehi, donna! Donna, yeah, oh yeah, oh donna, yeah, come va, yeah? Ma veramente, veramente ua. Oh, sono contento, yeah. Donna, cioè, volevo dirti, cioè, yeah, donna, yeah, volevo dirti, ma cosa intendi fare, cioè, yeah, con quelle foto, yeah? Senti, Rocco, ok, io devo farle quelle foto, capisci, wow, perché ho già preso i soldi, capisci? Capisco, yeah, ma tu dovrai spogliarti, yeah. Vabbè, wow. Mi spoglierò, wow, mi spoglierò. Sì, donna, ok, cioè, capisco, cioè, donna, ok, sì, io volevo dirti, cioè, donna,
Io capisco che il mestiere da fotomodella è un mestiere yeah, wow, cioè quello che vuoi. Yeah, ma donna, io non vorrei che ti spogliassi, donna, io ti voglio bene, donna. Donna, wow! Stella, yeah! No, tu ehi! Yeah! Tu ehi! Stella, yeah! Tu ehi! Geniale. Geniale, geniale. Va bene, tornando allo spettacolo. Allora, ti posso raccontare una sì, cosa? Racconta. Quando abbiamo fatto Beautiful, che partiva, è stata una cosa, quella è stata un'intuizione di Francesca Draghetti, che vedeva, aveva visto questa... oddio, come si chiama? Questa serie. Fiction serie. Ecco, non mi veniva. Che stava muovendo i primi passi e ha pensato che quella sarebbe stata una cosa interessante. Abbiamo iniziato a prenderla in giro e è andata talmente bene che ad un certo punto ci hanno fermato perché facevamo più ascolti noi con la presa in giro di Beautiful che Beautiful stesso. È vero che è successo così. E quando sono arrivati i Beautiful in Italia, dopo questo grande successo, è coinciso con il giorno in cui arrivava anche Gorbaciov a Roma. Ora c'era tutta la strada transennata dall'aeroporto al centro di Roma con le transenne perché doveva passare Gorbaciov e non c'era nessuno. Via del Corso era piena così perché arrivavano i Beautiful con le loro telecamerine, perché i telefoni non c'erano per riprendere, con le telecamerine perché erano ospiti in un hotel famoso a Via del Corso ed erano ospiti là per questa grande festa. Andarono tutta poi Roma dalla carrozza. Gorbaciov ha detto, ma... Devi sapere, Roberto, che qui è venuto sia... Gorbaciov, no. Gorbaciov purtroppo non abbiamo potuto, però è venuto sia Ridge che Thorne, i due fratelli, per capirci, Ron Moss e Clayton Norcross. Tornando alla commedia, io non ho capito una cosa, Sara, ma dopo che tu lanci questo quesito esistenziale, sì, cosa accade a questa famiglia? Allora, io in realtà lo lancia principalmente l'altro attore, vale a dire quello con grandi disponibilità economiche, mentre lui e Benedicta Boccoli sono la coppia, moglie, che è sua moglie, sono la coppia con meno disponibilità, per cui hanno già da subito una visione completamente diversa. Ma mentre Benedict è un personaggio molto etico, per cui dice ma da dove vengono questi soldi, ma insomma io voglio sapere, lui li prenderebbe immediatamente, non ci penserebbe 5 minuti. Quando quando io entro in scena si scoprono delle dinamiche sottese fra le due coppie, per cui mettendo un pacco di soldi sul tavolo in qualsiasi famiglia, diciamo, quando i soldi diventano veri e non sono più uno scherzo, si scoprono molti altarini, diciamo così. Meglio non mettere soldi sul tavolo in nessuna circostanza, meglio andare al teatro a vedere, così diciamo, bravo, sublimate, esatto, le tensioni, esatto, nel teatro, esatto, cioè, okay? Nella cultura, a proposito di soldi, vai, non, che, ma mi sì, fate scusa, sognare, scusa, però voglio dire, venite a teatro, allora, sì, teatro proprio Golden, per mettere i soldi, ecco, appunto, nelle casse, in questo caso del Teatro Golden a Roma, e poi dopo girerà, viaggerà dal ma 9 intanto, al 20 il test, fino il test, al 20 novembre e poi lo cercate su Google. Poi lo cercate su Google e mentre cercate il test intanto andate a teatro a vedere tutto quello che c'è da vedere. Giusto. Perché lo spettacolo dal vivo deve essere proprio protetto, cioè deve diventare proprio patrimonio dell'UNESCO. Anche perché bravo, quelle cose che vedete sia al cinema che a teatro, a maggior ragione a teatro, ve le ricordate. Soldi! Andiamo di soldi. Romina, sei pronta? Sì, visto che Massimo ha fatto ballerino per un pomeriggio, il nostro santo Massimo da Canoletta, vorrei fare anch'io la ballerina per un pomeriggio. No. Grazie. Povero Massimo. Dai, ma Romina è brava però, Romina, cioè adesso un po' povero Canoletta, però Romina, tu sai ballare, fa una spaccata. Aspetta, lei non sai. Aspetta, vediamo che cosa riusciamo a combinare. Là. Vieni povero qua Massimo. Te, ciao bella. Ciao bella. Ma sì, stiamo a parlare dei soldi. Musica, musica, dai. Stiamo a mischiare qua, di bravo, dai, vieni. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderei per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi, dimmi se
te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Quante emozioni! Ma che bravo! Bravissimo! Bravo. Samuel è bravo, lo sappiamo, è il numero Vabbè, Samuel, bravo, non no, l'abbiamo montato in 5 minuti. Ma che bravo! Poi la prossima io c'è. Io vorrei fare la presa soltanto sì. per... Ma soltanto per quella, è tutta la mia ammirazione, veramente. Grazie Roberto, grazie, grazie. Sara! Grazie!